Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Filiere, ma visto che abbiamo evocato Giorgia Meloni al distributore, io vorrei andare in uno dei distributori in cui la famiglia della Premier normalmente si rifornisce. Siamo ovviamente nella capitale. Alessandro Zavalloni è, diciamo così, il benzinaio della Premier, mi permetto di ridefinirlo così, anche se in verità è anche segretario nazionale della Federazione Gestione Impianti Carburanti e Affini. Zavalloni, lei lo ha fisso e in ben la mostra il cartello con i prezzi medi? Certamente, lo abbiamo affisso, abbiamo anche comunicato ai nostri clienti, noi abbiamo il massimo rispetto per le norme anche se le giudichiamo sbagliate. Abbiamo un po' meno rispetto quando di chi e di come vengono assunte delle decisioni, soprattutto normative, se vengono prese, diciamo così, mistificando o anche essendo un po' leggeri sulle dichiarazioni che vengono fatte. Adesso ci arriviamo. Una categoria. Però, visto che lei lavora a una stazione di servizio, le chiedo, in questa prima esperienza di 24 ore, quanti sono gli automobilisti che si avvicinano alla sua, al suo distributore, guardano il cartello dei prezzi medi, valutano che il prezzo applicato è troppo alto e se ne vanno? Ma io mi permetto di dire che tutti questi dibattiti che in questi giorni ci sono stati e anche, come dire, alcune volte piuttosto accesi e che lasciano spazio, come al solito, alle tifoserie. Ecco. In genere quando si parla di tifoseria allo stadio si usa il termine becere, perché ogni volta che si prende una posizione la Roma si ama, non si discute. Ecco, okay. Mettiamola così. Quindi mettiamola in questi termini. Tutte queste discussioni la gente molto spesso non le ha comprese minimamente. Io ho avuto più persone che mi hanno chiesto come mai io non avevo il carburante a 2,5 euro, visto che tutti parlano di 2,4 euro, 2,5 euro, ma di sicuro non del cartello medio. Il cartello medio non è una cosa che interessa ai consumatori, che lo si sappia o non lo si sappia, l'antitrust lo ha detto chiaramente, non è una misura utile, anzi è persino controproducente. Perché è un prezzo di riferimento, dice l'antitrust, non un sindacalista, un benzinaio trinariciuto come me. Lo dice l'antitrust, è un prezzo di altro che trasparenza. Un prezzo di riferimento a cui tutti gli operatori del settore tenderanno, dice l'antitrust, sui quali tenderanno a convergere. Soprattutto quelli che oggi sono più bassi del prezzo di riferimento hanno uno spazio per crescere. E di fatto il prezzo medio, giorno dopo giorno, aumenterà. Eh certo. Quindi invece di dire in conferenza stampa che bisogna denunciare i benzinai, sapendo... Un momento...